Buonasera, bentrovati. Stasera 10 marzo 2016, non riesco a vedere il mio display davanti naturalmente, per cui ho avuto un momento di impasse, però va bene così. 10 marzo 2016, giovedì, continuiamo con questa serie di trasmissioni in questa settimana, grazie ancora degli ascolti che ci gratificano e la vicinanza che ci date certamente in questi particolari momenti ci rendono particolarmente felici. Allora, stasera apriamo la trasmissione, state con noi, abbiamo tanti ospiti, parleremo di lavoro che non c'è, col segretario generale della CGIL del Calatino, Totò Brigadieci, e con Pasquale Timpanaro, segretario dei pensionati italiani della CGIL. Quindi avremo ospite il dottor Internullo col punto di vista l'ortopedico. Ancora un momento, un focus su una mostra che è stata inaugurata qualche giorno fa, Scatti d'autori, ne parlerà chi ha presentato la mostra, il professor Antonio Navanzino. Avremo il presidente del Consiglio Comunale di Mazzarrone. Mazzarrone sta vivendo un momento di grave crisi politica amministrativa, inaspettatamente sta vivendo questo momento, speriamo che questa città che tanto ammiriamo e abbiamo sempre avuto modo di apprezzare, sia gli uomini che il modo di amministrare, l'attaccamento degli stessi proprio a questa nuova comunità e autonoma dalla metà degli anni 70, voglio dire, si sta dibattendo se dichiarare il dissesto per il 2015 oppure no. Una cosa molto grave, io mi auguro che i politici possano avere un momentino di senno e far prevalere le cose della collettività, l'interesse della collettività, piuttosto che alle logiche di appartenenza o di ripicca. In politica mai far ricadere i conti sulle collettività, assolutissimamente. I problemi vanno risolti con le appartenenze nei partiti, ma di questo un argomento che parleremo subito dopo col Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Spada. Poi state con noi perché apriremo, siamo in piena campagna elettorale, ecco, ci sono tre comuni del Calatino in particolare, Ramacca, Caltagirone e Gran Michele, dove appunto il dinamismo politico sta venendo tutto fuori, diciamo, ecco, tante associazioni di scopo, quindi che vedranno appunto lo scopo, l'attualizzazione del proprio essere nella competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del sindaco. Tante associazioni stanno prendendo corpo, tante iniziative dei partiti, c'è molto lavorio, coalizione, non coalizione, pregiudiziali e quant'altro. Ne parleremo con questi, anche perché domani ci sarà ospite a Gran Michele il segretario nazionale Matteo Salvini, di Noi con Salvini, il segretario leghista. Prima di iniziare un brevissimo cenno, perché da più parti tutti mi stanno dicendo: ma cosa sta succedendo a Caltagirone, ma si candida Tizio, si candida Caio, cosa c'è, chi sono i candidati? Ecco, Caltagirone invece sta vivendo la cosa con meno sprint, diciamo, ma proprio perché le circostanze non consentono avventure, non consentono assolutissimamente che qualcuno si proponga dopo l'esperienza passata e possa avere credibilità. Le cose vanno soppesate, vanno viste con più attenzione, perché la situazione che la città di Caltagirone sta vivendo certamente non è delle migliori. Inaspettatamente questa città è stata sempre un punto di riferimento, un fiore all'occhiello per come si è gestita la cosa pubblica storicamente, ahimè oggi siamo alla berlina, oggi siamo collassati, oggi siamo con i dipendenti comunali che scendono in piazza perché sono 3-4 mensilità che non prendono gli stipendi e tutto l'indotto fermo, quindi una città praticamente in ginocchio, una città che non ha né testa né coda, una città che praticamente vive alla giornata nella speranza che le prossime elezioni, il prossimo 5 giugno credo, possano dare un punto e da capo. E questo punto da capo che la città auspica è quello di essere guidati, che alla guida di questa nuova amministrazione, ma ipotetico guido di questo convoglio, ecco, sia una persona adusa, uno che abbia data prova di esperienza professionale, politica, di rispetto delle istituzioni, perché
al di là di tutto, anche tutto questo disastro, la cosa che più pesa è che Caltagirone in questi 4 anni non ha avuto più una rappresentanza degna di chiamarsi delle istituzioni. Io ricordo negli anni 80, negli anni 90, ma anche negli anni 2000, diciamo, ecco, Caltagirone era additata come buona amministrazione. Quando si parlava della classe dirigente di Caltagirone, si levavano tutti il cappello in ogni angolo di Sicilia. Quando si parlava del senatore Francesco Parisi, caltagironese, in tutta la Sicilia era additato come un elemento, un leader che sapeva amministrare nell'interesse della collettività. Ecco, noi abbiamo avuto esempi importantissimi di politici che hanno reso lustro a questa città per il loro operato ideologico, per il loro operato istituzionale, per il loro operato amministrativo. Caltagirone ha bisogno di voltare pagina. Ecco perché la città in queste ore, in questi giorni, si sta interrogando, perché le voci si rincorrono, ma è candidato. Intanto le candidature ufficializzate sono quelle di Gianfranco Cosentino per il Movimento Sicilianista, adesso il nome non me ne voglia, Gianfranco Cosentino, poi la candidatura di Fabio Roccuzzo per Amiamo Caltagirone. A Caltagirone bene in comune. Al di là di queste due candidature, poi quelle certe, consolidate, ufficializzate, non ce ne sono altre. Ma è chiaro che la città in questo momento sta vivendo con molta ansia la discesa in campo. Si aspetta nel centrodestra, per esempio, dell'onorevole Gino Ioppolo, persona che tutti apprezzano, una lunga esperienza e una militanza politica. Ricordo che è stato per 6 anni, 6 lunghi anni, vicepresidente della provincia regionale di Catania, retta da Nello Musumeci. In definitiva gestiva tutta la provincia di Catania, diciamo. Ecco, io ricordo alcune opere che sono state intese praticamente riconducibili alla sua gestione amministrativa, seppur della provincia. Penso all'Istituto della Ceramica, penso alla strada delle Sfere, quando ci fu una frana. In tempi velocissimi furono fatte tutte, ma anche tutti gli aggiustamenti delle strade che portano a Santo Pietro, tutti i lavori che indubbiamente erano gestite e realizzate dalla provincia regione di Catania. Immagino anche la strada verso il Noce, diciamo, ecco. Tante altre opere che sono state realizzate. Quindi uno dei nomi ricorrenti che molti cittadini di Caltagirone stanno aspettando è questa candidatura. Un altro nome che così, uscito fuori pure negli ultimi giorni, e che era stato dato per scontato che non si candidasse, ma perché, confermo personalmente, a me aveva detto che non se ne parlava assolutissimamente di un ritorno in politica, tantomeno di tornare ad essere candidato a sindaco. Sto parlando del professore Francesco Pignataro, è stato qui con noi, l'abbiamo ascoltato tutti, in effetti, dal suo dire tutto traspariva all'infuori che potesse essere in atto una candidatura, e da tempo che aveva chiuso le porte. Ripeto, per quanto può valere la mia testimonianza anche personale con lo stesso, mi ha sempre negato questa sua disponibilità ad essere candidato. Invece, negli ultimi giorni pare che stia prendendo corpo questa. Io ho avuto modo di scambiare quattro chiacchiere nei giorni scorsi, ma mi conferma che ancora è tutto a divenire, ci sono pressioni, e quindi la stessa cosa vale per l'onorevole Gino Ioppolo. Io voglio dire, ecco, questa è una rosa, se i nomi si fermano qua naturalmente, e voglio fermarmi qua, a meno che non escano fuori nomi di quelli, ma questi sono nomi che danno garanzia di rispetto delle istituzioni, di capacità, di comprovata attività amministrativa. Ognuno la può declinare come vuole, anche se qualcuno le esperienze le ha avute e può dire quello che vuole. Io lo dico dal mio osservatorio. Queste sono persone che, Fabio Roccuzzo è stato vicepresidente del Consiglio Provinciale di Catania per tantissimi anni, è stato persona dentro le istituzioni come consigliere comunale, ma come consigliere provinciale. Voglio dire, non su queste persone io credo che la città ha tutto da guadagnare, perché siamo davanti a persone che hanno provato
e dimostrato il rispetto, l'attaccamento alle istituzioni e la capacità anche amministrativa. Per cui aspettiamo nelle prossime ore che vengano ufficializzate. Io credo che ormai nel giro di una settimana dovranno venire fuori queste candidature. Credo siamo sotto Pasqua, sotto Pasqua o dopo il lunedì dell'Angelo, qualcosa del genere a Caltagirone dovrà avvenire. Se ci sono delle certezze, è chiaro che saremo qui a raccontarvele, a farvele raccontare dagli stessi protagonisti. Quindi queste sono le speranze per ora. Mi piace che da più parti, così come avevamo auspicato, ecco, ci fosse la capacità di enucleare. Enucleare significa tenere fuori una certa classe dirigente che ha dato già prova di quanto non ha ruolo per rispettare e per rappresentare le istituzioni e che ha contribuito a portare la città a questo essere. Quindi questa, a mio avviso, dovrebbe essere la linea di demarcazione. Poi è chiaro, le elezioni possono partecipare tutti, poi ci si conta con i numeri e l'appello ai cittadini è quello di saper scegliere. Ecco, c'è una classe dirigente che in questi 4 anni ci ha portato a questo essere. Siamo così perché i nomi e cognomi li sappiamo tutti. Ed è chiaro che questi, io spero che queste persone che sono in predicato o che già sono in campo abbiano l'accortezza per il rispetto che si deve ai 40.000 abitanti di questa città e al prossimo futuro. Che questi non abbiano niente da contaminarsi. Se hanno da fare percorsi, questi abbiano la capacità di mettere in moto le proprie macchine. Ma certamente queste persone che ho citato, mi auguro, le formazioni politiche, non ho parlato di partiti, ho parlato di aree, mi interessano poco i partiti. Quello che vale in una città, in un'amministrazione locale, non si fanno scelte di carattere politico-etico. Si fanno scelte di carattere amministrativo, come aggiustare le strade, come fare funzionare la viabilità, le luci, il cimitero, il verde pubblico, le scuole e quant'altro. Quindi qui non c'è da fare scelte di natura etica, politica. Qui ci vogliono persone pratiche che abbiano la capacità di gestire la cosa della quotidianità, gestire una famiglia, un menage familiare. Ecco, questo è quello che si chiede quando si candidano consiglieri comunali o sindaci. Non stiamo parlando di deputati a cui è demandata anche la scelta di natura etica, quelle delle unioni civili, ma attiene alla politica, quelle sono scelte politiche. Anche l'amministrazione per certi versi, no? Però queste cadono proprio nella quotidianità. Cioè il cittadino della città di Caltagirone, come di Gran Michele o di Ramacca, nella fattispecie perché sono le città più o meno interessate, la mattina quando escono, aprono le finestre di casa propria, devono avere una boccata d'ossigeno di aria pulita. Quindi vuol dire che la viabilità è ordinata, che la pulizia nella città sia garantita, che non ci siano puzze. Quando si esce dall'uscio di casa sua, di casa propria, bisogna trovare la strada, la viabilità percorribile, i giardini, tutti ordinati. Questo è quello che si chiede a un pubblico amministratore di una città. Ecco perché non mi stancherò di dire da qui alle prossime elezioni che ogni cittadino di Caltagirone non si deve lasciare abbindolare. Non vi lasciate abbindolare di posti, di promesse. Posti nel 2016 nessuno ne può più garantire. Se vi garantiscono queste cose, sappiate che avete davanti un delinquente, politicamente. Perché oggi nessuno può garantire posti, nessuno può garantire concorsi o il risultato di un concorso, nessuno può garantire alcunché, neanche le pratiche, perché oggi il sistema è completamente diverso. Quindi chi deve andarsi ad approcciare, ad eleggere qualcuno, ne deve capire la capacità, non le promesse. Oggi le promesse sono soltanto parole al vento che non hanno conseguenzialità, assolutissimamente. Piuttosto che alle promesse, stavo dicendo una cosa, ma probabilmente potrei trovarmi qualcuno che. Ecco, che siano concrete le cose, se proprio qualcuno ha bisogno di lasciarsi pigliare per i fondelli. Ma a parola, verba volante, e più che mai volano in questo momento le parole e anche le azioni. E anche gli interessamenti, ma di questo avremo modo di parlare.
Va bene, se la regia me lo consentisse, faremo una piccola, brevissima pausa pubblicitaria perché mi sono dilungato troppo su questa introduzione e poi subito passare con l'argomento di Gran Michele, appunto, che vedrà domani Matteo Salvini ospite in piazza Carlo Maria Caraffa ad inaugurare la sede del movimento Noi con Salvini, ma in effetti sarà una specie di apertura di campagna elettorale anzitempo, diciamo, perché di questo si tratta. Per cui 2 minuti soltanto di orologio per una brevissima pausa pubblicitaria. Ci vediamo subito dopo.